Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento mensile dei promossi e bozzati. Allora, inizio subito con un prodottino nì, perché non ho ancora capito se, diciamo, è buono o meno. Cioè, nel senso, mi piace molto come prodotto, però non lo so. Ve lo faccio vedere prima di, perdermi in chiacchiere. Ed è questa, diciamo, la famosissima cipria, dell'edizione limitata di Catrice, la Celtica. Il must have per molte YouTuber. Il packaging è favoloso, la trama anche. L'unica cosa che mi lascia un pochettino perplessa è il fatto che non scrive tantissimo. L'ho provata come cipria, però devo dire la verità, non dura molto sul viso, e diciamo. Non è un prodotto che utilizzo per una sicurezza, insomma, mia, cioè l'ho usata come cipria, non mi è piaciuta proprio e la utilizzerò come illuminante ed è, diciamo, questo qui che mi vedete, ma come potete vedere ha un effetto molto naturale e cioè è spettacolare, la trama è spettacolare, ve la faccio vedere. Sembra anche scrivente, però vi ripeto, una volta stesa è cioè, impercettibile proprio impercettibile. Vi lascia sì questo effetto glow, però non è tutta sta grande cosa. Cioè, è molto bello il packaging, molto particolare. Sembra davvero un prodotto di alta profumeria, però vi ripeto, non mi ha soddisfatto, sia per, co come per quanto riguarda l'uso come cipria, diciamo, perché come illuminante non è che vi fa questo effetto luminoso tantissimo, ya. Parliamoci chiaro, cioè non è che, cioè se mi vedete un poco di, vedete questo qua è un blush della MUA, lo Shade 6 che fa questo effetto glow, io l'ho messo sopra gli zigomi e non si nota proprio, cioè non lo so, mi ha deluso un pochettino perché avevo un'aspettativa su questo prodotto che non potete immaginare, devo riprovare ad utilizzarla come cipria con qualche altro fondotinta che non ho ancora utilizzato e vediamo come si comporta, per il momento non è un bozzato, però è un nì perché mi ha deluso molto come prodotto. Cioè, è bello il packaging, è bello da averla perché obiettivamente è bella, è una figata sta cipria, però obiettivamente come non è sto grande prodotto eccezionale, insomma. E adesso passiamo ai promossi. Vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato per la cura del corpo, cioè in questo caso dei capelli. E vi faccio vedere allora questo siero dell'Airmed. Questo è un prodotto che mi ha mandato l'azienda da testare e lo adoro. È praticamente un siero prevenzione antismog protettivo anticrespo. Praticamente questo siero va utilizzato con i capelli bagnati, praticamente. Per difendere i vostri capelli da tutti gli agenti esterni, come può essere il vento, lo smog, l'umidità, eccetera, eccetera. Davvero è un ottimo prodotto per dirvi. L'ho utilizzato per, diciamo, per questo shampoo qua che ho fatto e la piastra mi è durata, cioè i miei capelli li ho fatti tipo Maria Maddalena, cioè e praticamente sono rimasti così. Se non utilizzavo questo prodotto, vi assicuro che tenevo i capelli ingrifati, che era una cosa assurda. E mi piace molto, ha un odore gradevole e non appesantisce neanche i capelli, non vi crea, diciamo, quell'effetto grasso. Anche se l'ho andata ad applicare da capelli bagnati e poi li andate ad asciugare, davvero è un ottimo prodotto. Non vi so dire il prezzo, però non lo so, se riuscite a trovarlo, ve lo straconsiglio. Perché davvero protegge i capelli da umidità, smog. Comunque, anche dopo un tot di giorni i vostri capelli sembrano, diciamo, belli puliti ed è una cosa buona, insomma. Ed è il P5 Prevenzione Anti-Smog, molto buono. Sta qui, infatti, quando finirà sono molto triste. Voglio vedere dove poterlo andare a reperire questo prodotto perché è davvero buono. È fatto così con il dosatore, non so cosa mi sembra. E ha un ottimo profumo.
Davvero un ottimo profumo. E un altro prodotto che mi piace tantissimo è questa maschera, sempre della Ecos. Questi prodotti me li ha regalati il mio ragazzo per Natale e li adoro. Infatti, ho finito lo shampoo, vi do un'anteprima dei prodotti finiti e sono una donna disperata perché quello shampoo era fantastico. Cioè, con una passata di shampoo già vi faceva dei capelli morbidissimi. Ora che l'ho finito e sto utilizzando altri shampoo, comunque vedo che i capelli sono duri. Oppure dopo insomma lo shampoo vado ad applicarci questa maschera e mi risolve il problema e sicuramente quando finirà lo andrò a ricomprare anche se ce n'è un bel po', eh. Questa è, se non sbaglio, 500 ml di prodotto, una roba simile. Mi sa che non lo dice, però davvero un botto di prodotto. 500 ml di prodotto ne è davvero tanta e vi assicuro, vedete, la sto usando, la sto usando, la sto usando tantissimo. E l'adoro, ha un odore di olio d'argan spettacolare. Infatti, sicuramente quando andrà a. Quando la finirò, sicuro me la vado a ricomprare. Voglio informarmi un pochettino sui prezzi, perché questa è una linea professionale che ha comprato in un negozio per le ragazze di Salerno, Professional Cosmetics a Mercatello. E davvero un'ottima, ottima linea. Io non conoscevo neanche il brand, ma mi ci sono trovata divinamente. Lo shampoo è ottimo, la maschera anche. E ho anche l'olio d'argan per i capelli che ho utilizzato. Vedete, fa questo effetto lucido, bellissimi, troppo, troppo belli. Cioè, adoro questa linea di prodotti. Voglio informarmi un pochettino sul prezzo perché vale la pena ricomprarli, sinceramente. Metto a posto qui sperando che non mi sbrodola tutto sul letto. E adesso passiamo al make-up. Vi faccio vedere per quanto riguarda le sopracciglia, due prodotti che promuovo. Questa matita qui della Catrice l'avevo un pochettino accantonata perché non lo so, non mi convinceva molto. Però devo dire, ultimamente la sto utilizzando, soprattutto durante la settimana per i trucchi sciallati, diciamo. Sulla mano non scrive, forse perché ci ho messo la cipria. Comunque è davvero molto dura, ha una grandissima quantità di cera all'interno, vi permette di fare un bel tratto definito alle sopracciglia. L'unica cosa che a me, diciamo, non piaceva è il fatto che lasciava, cioè che si vedeva che ve le siete disegnate le sopracciglia perché non aveva questa grandissima coprenza, anche se voi, diciamo, l'andavate a sfumare con il pennellino, diciamo, si vedeva, non è come, diciamo, un eyeliner come questo caso o il prodotto per Paola P che sembra, diciamo, che è proprio la vostra sopracciglia. Si vedeva che voi, insomma, ve siete andate a disegnare. Io, per ovviare questo problema, ho preso ad utilizzare quest'altro prodotto per sopracciglia della Catrice, che è l'Eyebrow 7. Praticamente da sopra la matita ci vado ad applicare la parte scura, questo ombrettino qui, che è buonissimo, non si spappola, diciamo, per il viso, è davvero molto buono e duraturo. È rimasto insomma sul dito, davvero molto buono e duraturo. Mi sta piacendo questa combo e la sto utilizzando. L'unica cosa che ho constatato di questa matita che non mi piace molto, è il fatto che per andare a stenderla, cioè per andare a disegnare bene le sopracciglia, essendo molto dura, e disegnando insomma le vostre sopracciglia, vi fa perdere un pochettino di peli delle sopracciglia. Ed è una cosa che ho riscontrato. Però per il resto è un ottimo prodotto, è un prodotto low cost sicuramente da provare. Non ci fate caso, ma io ho perso il tappino, non so che morte ha fatto e quindi il pennelletto infatti sta tutto, non so se si notano, stanno tutti i peli delle mie sopracciglia attaccati, vedete? Proprio perché questa matita vi fa perdere, diciamo, un po' le sopracciglia perché è molto molto dura. È, diciamo, da una parte è buono perché vi permette veramente di disegnare le sopracciglia, vi dura e bella, si fissa bene, però da sto fatto che perdo i peli mi dispiace, insomma, doveva essere secondo me una via di mezzo, né troppo morbida né dura dura così. Poi non lo so, può darsi che la mia, che così, fatemi sapere se l'avete, ed è l'Eyebrow Stylist della Catrice praticamente. La mia è quella più scura, se non sbaglio. La 030 Brown and Eye Peace.
La penso sia la più scura. E il kit è universale, questo qua. Infatti, per le ragazze bionde non lo consiglio perché tiene solo questi due colori, o per le ragazze, diciamo, rosse non lo consiglio perché ha soltanto questi due colori. Poi, sempre per quanto riguarda il make-up, vi faccio vedere tre prodotti, quattro prodotti labbra. E sono, allora, inizio con il rossetto della Kate Moss, che finalmente sono riuscita a capire come abbinarlo, diciamo, questo rossetto, ed in particolar modo lo abbino con questo trucco qui, perché con gli altri trucchi non lo so, non mi piace, perché ha questo colore molto particolare, ed è il numero 12, è un rosso aranciato molto molto particolare, vi faccio uno swatch. Vedete? Ha un'ottima durata e un profumo buonissimo, però non è difficile, diciamo, da abbinare perché ha un colore molto molto particolare, quindi ho risolto il problema e lo abbino molto spesso a questi trucchi nude. È molto molto buono, dura tantissimo, straconsigliato. Io l'ho preso da Acquestapone ad un prezzo di 7,90 euro, se non erro, una roba del genere. Davvero ottimo. Ed è l'unico, diciamo, che ho della linea normale. Gli altri due che ho, sempre di Kate, sono matte. Poi, sempre per quanto riguarda le labbra, vi faccio vedere questo prodotto della Catrice, che è il Wet Shine Stain Long Lasting Lip Liquor. Ed è praticamente un lip gloss effetto tinta. L'ho messo anche negli altri video. Vedete, il colore è questo qui e ha davvero un'ottima ottima tenuta, dura davvero tanto, ha questo effetto, diciamo, specchiato molto molto bello e mi ci sto trovando bene. Non so se fa parte di qualche collezione, non lo dice, ha un odore buonissimo, tipo fruttato, non lo so, è molto molto buono. Ah, è un'edizione limitata, la Thrilling Me Softly. E di questo c'ho anche il blush, che è bellissimo, ed è il C01 Innocent. Non so se è ancora reperibile questa collezione, vi rimando sempre ai soliti siti, Machillalia e Cosmetic for Less. Davvero molto molto buona. Come diciamo penultimi prodotti di make up, poi passo, diciamo, un accessorio make up, vi faccio vedere questi due prodotti. Allora, questa matita della Debby, che mi è uscita con il rossetto di Debby, il numero 68, il Moulin Rouge, che è il dupe del Ruby Woo di MAC, e ovviamente non ci azzecca la mazza, diciamo, con quel rossetto, perché questa, diciamo, è Bordeaux, come potete vedere, la matita è Bordeaux, il rossetto è rosso, quindi, ma è davvero molto molto buona. E la Debby Lip Pencil, la due. Non so se si possono acquistare singolarmente, perché io tutte queste matite qui ho comprato anche un altro rossetto di Debby, e da Acquestapone li danno, diciamo, insieme. Non so se si può acquistare singolarmente, ma ne vale la pena perché è davvero buona. Ha una scadenza di 36 mesi ed è, diciamo, qua dice la 2, la 02. Penso proprio di sì. Comunque è davvero molto molto bella. Io lo utilizzo sia come rossetto che come contorno labbra, per questo rossettino qua, che vi faccio vedere perché praticamente è lo stesso identico colore. Ed è il rossetto della Essence dell'edizione limitata Dark Romance, e in particolare lo 01 Red Romance. Faccio uno swatch per farvi vedere. Dalla webcam sembrano diversi, però vi assicuro che indossati sono lo stesso identico colore, è davvero una combo perfetta. Infatti, se avete, diciamo, sia il rossetto che la matita, vi consiglio di provare questa combo, che è davvero super. E come ultimo prodotto vi faccio vedere questo pennello, che fa parte del set cinese che ho acquistato su eBay, ed è lo Star della marca Style Master, ma ce ne sono di tanti e tanti tipi. Ho perso, diciamo, il nome del venditore, però basta trovare brush set e qualcosa, o
pennelli, insomma, brush set, make-up pennelli, robe di questo tipo. Comunque vi escono questi pennelli qui, oppure potete andare sul sito Buy in Coins, una roba del genere. Ve lo linko giù nell'info box e li potete acquistare sia singolarmente che il set completo ed è davvero ottimo. Io questo qui lo utilizzo per applicare l'illuminante perché diciamo è anche buono per fare il contouring, però per fare il contouring io utilizzo quello lì a posto del set dei Real Techniques e ho trovato diciamo questo lo utilizzo per applicare l'illuminante che vedete è davvero bellissimo, mi piace, è molto molto morbido ed è un simil Sigma, i simil Sigma, i simil Yakuro tipo, Yakuro mi pare, non mi ricordo, una roba del genere, comunque ve lo straconsiglio e vi consiglio soprattutto di andare a vedere su Buy in Coins, una roba del genere perché li potete acquistare anche singolarmente. Scusate, io quando l'ho comprati io praticamente si poteva acquistare il set da 4, io quello li ho preso e l'ho pagato 5 euro e qualcosa, una roba del genere, molto molto poco e sono davvero buoni. Belli saldi, belli compatti, davvero ottimi pennelli, li ho lavati più volte e non mi hanno perso un pelo, davvero molto molto buoni. Poi mi piace la forma, l'ho utilizzato anche per il correttore e mi ci sono trovata divinamente. Se è ottimo anche per il contouring, vedete? Ottimo prodotto. E niente ragazze, questi sono stati i miei promossi e bocciati di questo mese, del mese di marzo. Mi sono tutta insozzata come sempre. Aspettate un attimo. Vedete, questo qui che vedete che non va più, non va via, è il rossetto della Kate Moss, davvero ottimo. Pure avendo un finish, diciamo, lucido, comunque dura tantissimo, davvero molto molto buono. Finalmente sono riuscita ad abbinarlo a qualcosa, perché lo utilizzavo davvero poco per quanto riguarda il colore. E niente, io vi mando un bacio forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!